Esordio amaro per Pierfrancesco Battistini, il Foligno ne prende due dal Montecatini e Nanella da terza sconfitta in cinque gare. Il cambio di allenatore non sortisce effetti ed il Foligno soccombe al Montecatini per 2-0 con gol di Santini e del centravanti Ferrari. In primo tempo giocato al piccolo trotto dalle due squadre, un Foligno che gioca per vie orizzontali e non riesce mai a verticalizzare la manovra. Per vedere la prima opportunità bisogna aspettare il 38esimo del primo tempo, è un'occasione per il Montecatini, angolo di Casciagli, testa di Mazzanti, palla sotto la traversa, devia in angolo Farroni. Un minuto più tardi, sempre un'altra occasione per il Montecatini sullo sviluppo di un calcio d'angolo, un batti e ribatti, la palla arriva a Ferrari che da buona posizione colpisce la palla che va sul fondo. Finisce qui il primo tempo delle due squadre, nel secondo tempo Battistini fa subito un cambio, dentro Bartolini che va a fare il centravanti con Napolano e Urbanelli sugli esterni, fuori Cavitolo e Chechi retrocede sulla linea del centrocampo. Al quindicesimo altra occasione per il Montecatini, contropiede, Trosti di Gelli, la palla arriva su scavalca Uttalaria, scavalca anche il portiere Farroni, Santini arriva in ritardo per la battuta a rete. L'unica vera opportunità per il Foligno arriva al 26esimo della ripresa ed è Vettori, terzino del Montecatini, che fa tutto da solo nel tentativo di liberare la palla, tira appunto la sfera che sfiora l'incrocio dei pali. Il 26esimo della ripresa, praticamente c'è la svolta della gara, viene atterrato Santini in aria da Gernari, l'arbitro prima concede una punizione dal limite, poi ritorna sui suoi passi e appunto concede un rigore al Montecatini, dal dischetto batte Santini, tiro alla destra di Farroni che riesce a deviare la palla ma finisce lo stesso in rete. Si aspetta una reazione del Foligno che purtroppo non arriva, anzi al 42esimo è il Montecatini a raddoppiare con una bella ripartenza, Santini lancia in verticale Ferrari, il centravanti appunto toscano, che entra in aria ed infila Farroni in uscita. Foligno 0, Montecatini 2, a voi la linea. Ora non cerchiamo alibi, nel senso che è ovvio che noi siamo qui da una settimana, ma la prestazione non è stata sufficiente dal punto di vista agonistico, né atletico, e qualche frangente anche tattico, anche se devo dire per il nuovo schieramento alla fine determinate cose erano state fatte. Ci è mancata un po' di forza nella riconquista, ci è mancata un po' di volontà, io credo che in questa categoria molto spesso si può sopperire con maggior determinazione e attenzione a determinate situazioni. Abbiamo avuto anche la sfortuna di incontrare una squadra che in questo momento fuori casa ha fatto molto bene, c'è poco da dire, ha fatto 3 partite, 9 punti, e però devo cercare ovviamente le cose su cui ripartire, le cose positive. Dice non so molto in questo momento perché perdi una partita del genere 2-0, ovviamente dovrò analizzare un po' quello che abbiamo fatto sia come singoli sia come squadra e capire come una partita che probabilmente oggi non era corretto dal punto di vista del gioco espresso vincere, però non perdere alla fine era possibile, invece abbiamo commesso un paio di errori importanti che ci hanno fatto perdere. Questo non va bene perché il risultato è sempre importante e fondamentale anche per prendere fiducia nel lavoro nuovo che stiamo intraprendendo, quindi dobbiamo analizzare bene la situazione. Ovviamente è stata una cosa molto repentina e ora insieme al direttore, insieme ai collaboratori, analizzeremo quello che è successo oggi e che purtroppo non è sicuramente l'esordio che aspettavamo. Ma onestamente noi oggi abbiamo fatto forse la prestazione migliore perché temevamo in maniera particolare questa partita. Foligno è una squadra costruita insomma con grandi nomi, cambio allenatore, tante componenti che onestamente ci facevano presagire negativo. Abbiamo fatto una buonissima partita e poi gli episodi le volte cambiano anche le partite, ma penso che non abbiamo rubato nulla alla fine, costruendo anche un paio di occasioni importanti nel primo tempo dove è stato molto bravo il portiere loro. E quindi nulla, io devo veramente fare complimenti alla mia squadra perché questo è un campo dove forse fare punti non è facile. Penso che
da qui alla fine, insomma, anche se magari sì, si dice il Foligno qualche cosina di più può fare a livello fisico, forse, però la squadra costruita con ottimi giocatori, e penso che con tutti questi risultati ci sono, la Massese perde, Montemullo che perde, il Gubbio che non vince, ci può stare anche che il Foligno magari possa perdere una partita di più delle normali.